Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Ho visto, insomma, sti benedetti quarti di finale. Ho visto le prime due partite, ovvero Manchester City, Atletico di Madrid. Partita che è finita col risultato di 1-0 per il City. Poi ho visto Benfica e il buon Liverpool di Klopp. Partita che è terminata col risultato di 3-1 per il Liverpool. Parliamo di queste partite e insomma ragioniamo un attimo su ciò che abbiamo visto, ecco, e su quante speranze ha una o l'altra di passare poi al ritorno. Questo è interessante. Prima di iniziare però mi raccomando, scaricate l'app One Football, trovate il link in descrizione, migliore app per rimanere sempre sul pezzo, aggiornati sul calcio, calciomercato, notizie, infortuni, speriamo di no, però insomma sapete già che tutto può succedere in casa Juve. Allora, eviterei qualsiasi raffronto con la Juventus, perché ragazzi, queste squadre, anche il Benfica, che secondo me ha offerto una buona prova e addirittura in certi momenti poteva trovare anche il gol del provvisorio due pari. In quel momento il Liverpool era avanti 2-1, Everton si è mangiato un gol clamoroso, poteva servire anche Darwin Núñez, però insomma ha deciso di calciare direttamente Alisson a parato. Partita è finita poi con il risultato di 3-1, però insomma tutte le squadre hanno offerto una buona prova secondo me sul piano tecnico, poi chi più chi meno, nel senso la partita che sicuramente è stata più divertente tra le due, beh, io dico nell'insieme secondo me Benfica-Liverpool, anche se il secondo tempo di City-Atletico secondo me ha offerto veramente hanno offerto una buona partita alle squadre. Cosa devo dire su tutte queste squadre? Partiamo da Benfica-Liverpool. Benfica zitto zitto è arrivato là, ha eliminato l'Ajax, arriva questa sfida ovviamente da underdog totale, il risultato poi ha premiato il Liverpool che dal punto di vista dei valori in campo nulla da dire, persino nei cambi dopo ragazzi Klopp ha rincarato la dose, cioè ha una qualità tale sto Liverpool che non ha rubato nulla, ha meritato, ha creato, addirittura nel finale si sono divorati un 4-1 con Diogo Jota, se non vado errato, Luis Diaz che fa il 3-1, segnano due gol subito sti qua, la riapre Darwin Núñez. Ragazzi, Darwin Núñez secondo me quest'estate beato chi se lo prende, perché secondo me è un attaccante veramente forte, promette molto molto bene, è un attaccante poi moderno, non è fisicamente stradottato, però ha l'intuito, l'intelligenza, i movimenti, la tecnica per fare veramente il finalizzatore totale, un giocatore veramente molto molto forte. Anche nell'uno contro uno non mi dispiace affatto, è veramente un bel colpo per chi lo fa. Ha segnato lui, ha cercato anche in un paio di occasioni di dare una svolta alla partita, ha cercato anche di animare i suoi compagni nei momenti magari di più difficoltà, si è messo in prima linea, c'è quel recupero palla con Ate dove parte dalla sua metà campo, la finisce nella bandierina. Ragazzi, quelli sono segnali da leader in campo, da leader umorale, da uomo che vuole sicuramente scuotere la squadra nel momento di difficoltà. Mi è piaciuta veramente la prova del Benfica, al di là del fatto che secondo me con Liverpool un pelo concede, per cui se sei tecnicamente bravo e riesci a concretizzare rischi anche di metterli in serie difficoltà. Il Liverpool non è che è stato eccellente nella fase difensiva, tuttavia ragazzi hanno un carico offensivo niente male, niente male. Alexander Arnold ragazzi è un terzino, lui e Cancelo credo che siano tra i migliori al mondo in questo momento, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della performance, dal punto di vista delle cose, sono degli attaccanti aggiunti praticamente, ma in fase difensiva Alexander Arnold non fa neppure schifo, cioè non fa troppe sbavature. Cancelo ne fa un pelo di più, ma ragazzi lo accetti, da questi giocatori che ti danno quel qualcosa in più in fase offensiva certe cose bisogna accettarle. Liverpool che ha giocato discretamente bene secondo me davanti, niente di trascendentale in realtà, non ho visto quel Liverpool che mi impressionava, ecco, non ho avuto in questa partita quel tipo di sensazione che mi fa intendere caspita questi vincono tutto, no, per nulla. Oltretutto vabbè, in Premier addios, c'è il City che galoppa, è una bellezza, però insomma giusto per farvi capire un po' quell'impressione di dominio, di squadra dominante, di squadra che schiaccia sassi, non ce l'ho avuta francamente.
Non ha avuto neanche delle grandi impressioni col City, in realtà un City che ha macinato una mole di giochi impressionante. È il classico problema di Guardiola, della squadra di Guardiola. Il City secondo me ha bisogno di un finalizzatore alternativo, nel senso che tu puoi mettere tutti sti brevilini, bassini, rapidi, bravissimi tecnicamente, ma quando trovi una difesa veramente importante che non lascia buchi e c'è un minimo da sportellare, fai fatica. Sterling in un paio di occasioni è stato servito molto molto bene, ovviamente i difensori dell'Atletico, che non sono stupidi, l'hanno messa sul fisico e capottavano tutti praticamente in mezzo all'area. Ci fosse stato, che ne so, un Haaland, che secondo me è la portata economica del Manchester City, le cose un pelo cambiavano, perché un giocatore simile ha altre attenzioni. Oltretutto, secondo me, esalta il contesto perché ha le attenzioni ovviamente dei difensori, può tatticamente spostarsi e creare anche ulteriori spazi per tutti quei giocatori che vanno a inserirsi dentro l'area. De Bruyne, secondo me, giocatore totale. La svolta della partita è sicuramente l'ingresso di Foden in campo. Ha svoltato e ha spostato l'inerzia della gara. Gran gol. Però, ragazzi, qual è il comune denominatore di queste partite? Sono due. Innanzitutto, la velocità della palla. Cioè, se andate a vedere la palla a quale velocità gira, è veramente impressionante. Secondariamente, la visione del gioco dei singoli, cioè non vediamo troppe scelte stupide o idiote nello scaricare palla, ogni tanto c'è, però nelle azioni principali, ragazzi, la qualità dei passaggi è veramente elevata. Anche l'imbucata che da Foden a De Bruyne è una perla, e la finalizzazione di De Bruyne è da attaccante vero, perché là Oblak esce molto molto bene, basta mezzo secondo più tardi, quella palla viene calciata un pelo in ritardo e Oblak là ti chiude lo specchio. Quindi complimenti al City che si porta avanti questa sfida. Secondo me tra le due partite il Benfica farà fatica ad Anfield a ribaltare tutto, sarebbe un'impresa storica. Il City dovrà cercare di far molto bene anche al Wanda Metropolitano la settimana prossima, perché altrimenti rischia grosso, perché l'Atletico sì è una squadra difensiva, sa difendere molto bene, ma sa anche ripartire con qualità, e oggi gli è mancata veramente qualcosina nell'ultimo passaggio, nella rifinitura. È anche vero che è difficile attaccare in questo caso, quando hai giocatori tanto distanti uno dall'altro, quando vai in ripartenza così in campo aperto e recuperi la palla al City, fai fatica magari a trovare dei fraseggi sullo stretto, eccetera. Azioni anche scarsamente accompagnate ogni tanto, però con il dodicesimo uomo, con un pelo di attenzione in più e convinzione in più, secondo me l'Atletico può fare veramente il colpaccio ed eliminare il City. E non è la vittoria di un tipo di calcio nei confronti dell'altro. Oggi il calcio più efficace è stato sicuramente quello di Pep Guardiola. Secondo me, ripeto, per sublimarlo mancava una vera punta d'aria di rigore, numero 9, finalizzatore. Secondo me avrebbe tolto le castagne dal fuoco. Ma ragazzi, anche un palo della luce, se si metteva un palo della luce, là secondo me cambiava tanto. Tant'è vero che quando sentiamo che il City sta iniziando a sondare profili come Erling Haaland e altri giocatori così, è chiaro qual è il motivo. Hanno preso anche Julian Alvarez, giusto per non dimenticarcelo, quindi sarà un'altra squadra l'anno prossimo, magari con un altro finalizzatore. Se continua a giocare in questi brevi linee, ovviamente la difesa dell'Atletico ha vita facile, perché ragazzi, difensivamente c'è poco da dire. Partita di grande attenzione, la partita è stata decisa da due tocchi, uno più bello dell'altro, dal passaggio di Foden al colpo da biliardo di De Bruyne. Quindi vediamo un po' al Wanda che cosa succederà. Però è la partita sicuramente meno scontata tra le due viste oggi, in vista ovviamente del ritorno. Aspetto le vostre opinioni sotto nei commenti, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani con altri video, altri contenuti, per cui cliccate sulla campanella delle notifiche. Un grande abbraccio, buonanotte a tutti. Ciao ragazzi.